Come cambiano le cose in 4 giorni? Da campioni del mondo a incapaci presuntuosi. Analizzeremo il tutto dopo la sigla. Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a Rossonero TV per chi ancora non l'avesse fatto e attivare la campanella per essere sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il Milan in tempo reale e alcune volte anche in anteprima. Vi ricordo le nostre rubriche giornaliere, i nostri pre-post partita, la cronaca di tutte le partite del Milan, le nostre dirette del martedì e del giovedì sera, compatibilmente a impegni a Milan. Infatti stasera non ci sarà proprio per un discorso che abbiamo fatto ieri il post partita, di conseguenza oggi è inutile fare, diciamo, un'altra live, ma probabilmente faremo o venerdì o se no faremo direttamente a domenica. Vi ricordo anche di fare commenti nella chat durante il video e a fine video nei commenti stessi. Partiamo subito quindi ad analizzare la partita di ieri sera. PSG ha vinto 3-0 con Milan, per chi ancora non lo sapesse. Partita, diciamo, da due volti. Un primo tempo che è stato equilibrato, secondo me è stato equilibrato, dove il Milan, dopo un inizio difficile, dove è stato schiacciato per 8-10 minuti nella propria area, ha iniziato a farsi vedere davanti, a fare un pressing alto e mandando un po' in cortocircuito gli schemi del PSG, con diversi errori in uscita, rilanci del portiere sbagliati, eccetera. E lì il Milan ha potuto creare anche anche un paio di occasioni. Poi, logicamente, al 40° del primo tempo si è svegliato Mbappé. Mbappé la prima palla, la seconda palla utile che ha avuto. Il primo è stato un tiro che Aubameyang ha parato. Ha fatto un cambio, diciamo, di passo veloce, scambio, passaggio destra, sinistra, eccetera, molto rapido, gol. Lì purtroppo su queste azioni in velocità Mbappé si può fare veramente poco. Quindi 1-0. C'è qua tutto il secondo tempo che inizia con un gol annullato a PSG per fallo evidente su Musà. Dal rinvio di Maignan arriva la palla a Pulisic, che si trova praticamente davanti al portiere. E invece di tirare, Pulisic, non so, o sbaglia, o cicca la palla, o prova a passarla a Giroud, comunque sbaglia in modo clamoroso. E dopo pochi minuti arriva il secondo gol. Secondo gol, dopo una buona chiusura di Calabria in calcio d'angolo, i giocatori in area del Milan si addormentano, si deconcentrano, non seguono l'azione, un calcio d'angolo che dove praticamente dopo un tiro parato da Maignan segnano oppure il terzo gol, non mi ricordo nemmeno più sinceramente, comunque segnano mentre Musà si sta allacciando ancora le scarpe. E da lì è partita finita, diciamo, la partita è finita, è stata un'altra parata di Maignan che ha evitato il terzo gol, poi che è arrivato anche il terzo gol comunque, e appunto non c'è stata più partita, ha avuto qualcosa che Milan ha fatto successivamente quando è entrato lì in campo, ha provato a fare qualcosa con Leao, così, però sempre conclusioni non buone, passaggi sbagliati, eccetera. E logicamente dal fischio finale della partita si sono iniziate la salva di critiche. Critica a 360 gradi, quindi campagna acquisti sbagliata, Pioli inadeguato, Pioli out, soliti discorsi, insomma, Pioli e Milan presuntuosi. Bisogna mandare via Pioli, prendere Conte adesso, oppure bisogna mandare via Pioli e mettiamoci Ibrahimovic e Abate e altre soluzioni fantasiose. Sabato, anzi no, non sabato, domenica alle 20:44 il Milan è in testa classifica con 2 punti in vantaggio sull'Inter. Non un anno fa, 4 giorni fa, va bene, nemmeno 4 giorni fa, 3 giorni e mezzo fa. 3 giorni e mezzo è cambiato tutto. Sconfitta la Juventus, in una partita in cui Milan, fino a che è rimasto 11 contro 11, ma anche 10 contro 11, non ha avuto grossi problemi, fino al tiro deviato da parte di Krunic sul tiro di Locatelli. E ieri giocavamo contro il PSG, non una squadra semplice da incontrare, una squadra che ha un campione che è Mbappé, che poi risolve questa partita in qualsiasi momento come ha fatto contro di noi. Cosa dire? Sono stati fatti sbagli? Sicuramente sì, però
perché se no non si perde le partite se non si sbaglia. Cioè buttare via tutto? No, perché io non capisco sinceramente questo disfattismo. Già prima della partita, nel nostro canale sentivo di bandiera bianca alzata, di Milan che sarebbe stato travolto. Effettivamente abbiamo preso 3-0, più tempo non siamo stati travolti. Cioè, c'è proprio una poca fiducia da parte di alcuni tifosi nelle possibilità di questo Milan. Poi potrà anche essere vero, non lo so. Io ho detto, cioè, io darò un giudizio dopo le prime giornate di campionato, quindi dopo Napoli dirò il mio giudizio, come avrò visto il Milan, cosa penso per il futuro del Milan. Perché 10 giornate, secondo me, è il tempo da dare a questa squadra per un po' amalgamarsi. Oggi ho letto oggi anche un articolo di Ruju veramente ridicolo, in cui lui si dichiara che ha sempre difeso Pioli nelle sue scelte. Non mi risulta sinceramente in questi 4 anni che abbia sempre difeso Pioli nelle sue scelte, ma proprio nemmeno lontanamente. Ha definito il Milan presuntuoso di ieri così Pioli, perché giocare contro una difesa alta e pressing contro il PSG, secondo me è stato un suicidio tattico. Ma io volevo sottolineare a Ruju che il Milan ha giocato decentemente al momento in cui ha fatto pressing alto bene nella metà campo del PSG. Non prima quando si difendeva. C'è l'auspicio da parte di Ruju di tornare al Milan difesa e contropiede come aveva giocato contro il Tottenham contro il Napoli lo scorso anno. Allora direi che dovete un po' decidere cosa volete fare da grandi, cosa volete che il Milan faccia. Perché giocavamo l'anno scorso 4-2-3-1, non andava bene. Giocavamo col 5-4-1 e non andava bene. Volevamo tutti 4-3-3. Quest'anno giochiamo col 4-3-3 e non va bene. Volevamo il pressing alto, adesso facciamo il pressing alto, non va bene nemmeno quello. Non lo so, sinceramente non lo so. Non lo so cosa volete, cosa vogliono alcuni, sinceramente. Facciamo allora all'Inter, facciamo come l'Inter, difese contropiede, però a questo punto non chiedete bel gioco, perché al momento in cui poi vinciamo di 1-0, come abbiamo vinto alcune partite, non va bene perché noi vogliamo il bel gioco. Non lo so, sinceramente, ecco, sono abbastanza deluso, logicamente, da questi ultimi risultati, ma sono deluso soprattutto da quello che sento attorno alla squadra. Capisco di essere abbattuti perché comunque tutti siamo delusi. Però ecco, ritorno sull'articolo di Ruju che parla dello scorso anno quando siamo tornati a questa difesa contro il piede, qui nella seconda parte della stagione il Milan ha fatto una buona difesa, diciamo, ha avuto dei buoni numeri, ma io quest'anno, Champions League fino alla partita col PSG avevamo 0 gol subiti, in campionato se escludiamo i 5 gol presi con l'Inter in altre 8 partite abbiamo preso 4 gol, mezzo gol a partita, quindi non mi sembra tutto questo disastro della difesa. Diciamo che teoricamente pensavamo fosse forse più difficile perché dicevamo appunto che 4-3-3 la difesa poteva essere meno protetta, soprattutto con le mezzali che avevamo, quindi Reinders, Loftus-Cheek, Musah, eccetera. Invece, tutto sommato, la difesa ha retto, a parte con l'Inter, ribadisco, e a parte ieri sera. Benissimo, cioè, questo non c'è dubbio. Però ecco, non lo so, ecco, cioè, qualsiasi decisione viene presa si fa giocare Krunic, Krunic è peggiore in campo, che sinceramente sì, non sarà un fulmine di guerra, non sarà, sicuramente non è un fuoriclasse, eccetera, però mi sembra che sia Krunic la causa di tutti i mali, e grande Adli perché fa bene due passaggi. Ragazzi, Adli ha causato il terzo gol, Adli nel terzo gol ha perso una palla e ha preso 10 metri su 5 che c'era da percorrere. Si è capito perché Pioli non l'ha messo al primo minuto. Se andate a vedere l'azione del terzo gol, penso che capiate anche voi perché. Perché Adli in queste situazioni qua, con giocatori veloci, non riesce a gestire. Cioè, può andare bene in altre partite, ma non con PSG. E ha ragione perché è vero che a livello propositivo è molto migliore di Krunic, ma quando perde la palla, e la perde la palla, perché la tiene molto anche lui fra i piedi, non la riprende più. Non la riprende più. Guardatevi il terzo gol del PSG e poi ditemi un po' se tutti i problemi sono cronici. Il problema è che l'attacco non segna. Perché l'attacco non segna? Beh, allora, contro il Dortmund e contro il Newcastle abbiamo avuto 39 tiri in porta, quindi si costruiva e si sbagliavano i tiri, si sbagliavano le soluzioni. Adesso ultimamente si tira poco e si sbagliano comunque le soluzioni, perché anche ieri sera abbiamo sbagliato soluzioni negli appoggi, molte volte Pulisic è arrivato in fondo e ha sbagliato l'appoggio.
Leao ha sbagliato le scelte perché poteva esserci in alcuni contropiedi, poteva darla a qualcun altro, a Giroud, e invece ha tirato lui, ha passato a palla a sinistra invece che a destra. Reinders non è più quello dell'inizio del campionato, è tutto vero. Però cioè, io non penso che deve essere Pioli a dire: oh, Leao, quando sei uno contro uno e c'hai Giroud a fianco, passi a lui. Penso che debba essere una cosa automatica del giocatore. È ridicolo anche che mi si dica che i giocatori non sono concentrati o non hanno, diciamo, come si può dire, non sono stimolati. Ma cavoli, una partita della Champions o un derby o la quella Juventus, bisogna essere, che i giocatori devono essere stimolati. Da quando in qua? O sono dei burattini, oppure è normale che devono essere stimolati da soli, sono partite importanti, cioè non c'è bisogno che l'allenatore faccia capire, e poi non, nessuno sa cosa avviene dentro Milanello, fra parentesi. Quindi è assurdo secondo me che si dicano queste cose qui, cioè si dà la colpa a Pioli di non stimolare i giocatori in partite di Champions con la Juventus e con l'Inter. Poi Pioli ha le sue colpe, sicuramente. Ribadisco, la situazione di Allì con Krunic contro Juventus, anch'io non l'ho condivisa, soprattutto perché come ha giocato Krunic dopo. Io ieri, sinceramente, Allì a posto di Krunic all'inizio non è che ci avrei visto molta differenza, anzi, forse siamo stati più in difficoltà, probabilmente. Non lo so. Quello discorso che dico io è che abbiamo tanti infortuni, troppi infortuni, sì, c'è giocatori che si infortunano, diciamo, uscendo dalla panchina, e questo non è accettabile. Questo è, purtroppo è un capitolo che continua a essere deficitario. Le sceglie Pioli? Ebbè, la società si imponga e dica: caro Pioli, se questo è il tuo staff medico, o staff medico no, di preparatori, bisogna integrarlo quantomeno con qualcun altro, perché così non va bene. O si toglie addirittura. Cioè, a questo punto bisogna imporsi anche nelle cose. Questo quindi reclama la società, non tanto non aver preso una punta perché con 15 milioni si compra la punta. Cioè, 5 è costato 18 milioni, che punta compravate con 18 milioni? Rendiamoci conto di quello che si dice e quello che si scrive, perché davvero, se no si parla del nulla, se inventiamo le cose, va bene. Cambiamo adesso allenatore, cambiamo Pioli, va bene, cambiamo Pioli. Io non sono d'accordo, ma cambiamo Pioli. Chi mettiamo? Non mi dite delle Conte, tanto Conte non viene, già ve l'ho detto. Che squadre a metà campionato non le prende, e poi più Conte ci vogliono degli investimenti forti, oltre a quelli che lo stipendio di Conte stesso. Quindi, comunque, cambiamo, ditemi dei nomi. Che Milan può prendere? Non ditemi i brevi mucciavate, perché veramente se mi dite queste idiozie qui mi fate cadere le braccia. Perché veramente, cioè si va a mettere, cioè, a questo punto si butta via la stagione quando, se perdiamo anche col Napoli, siamo 4 punti al primo posto, e mettiamoci i brevi mucci, che non ha il mio patentino, così in panchina insieme a Abate, che fino all'altro ieri prendevate in giro come allenatore della primavera o degli under, giocatori, diciamo, delle giovanili del Milan. Quindi ditemi dei nomi, chi volete mettere adesso per non buttare via la stagione, perché io non voglio buttare via la stagione domenica se ci perdiamo con Napoli. Ancora c'è la Coppa Italia, ancora c'è comunque una Champions da giocare, ancora c'è 4 punti se perdiamo con Napoli, non 10, 4, che si possono tranquillamente recuperare. Quindi io non voglio buttare via la stagione. Ditemi dei nomi, perché se no tanto si fa tanto per chiacchierare e basta, per dire delle cavolate e basta. Alla fine della stagione, come ho già detto, perché io sono a favore di Pioli, ma come ho già detto all'inizio, quest'anno Pioli ha avuto l'incarico di scegliere i suoi giocatori, ha scelto i suoi giocatori. Se non mi rendi, beh, logicamente si risolve il contratto, si complimenta con qualche altro allenatore. Su questo non c'è dubbio. A fine stagione, non adesso a fine ottobre o inizio novembre. Questo è quanto. Ultima cosa, velocemente. La stampa che comunque continua a dare addosso a Milan in qualsiasi momento, indipendentemente dai risultati, e per questo ci vorrebbe dei tifosi un pochino più attaccati alla squadra, alla società, ai giocatori, è cosa che invece non vedo. Io vedo gente che è contenta se perdiamo a Napoli, così mandano via Pioli, gente che conta i gol che ci fa il Paris Saint-Germain ieri. Cioè, veramente, siamo al ridicolo, e questi si definiscono tifosi, bravissimi, bravissimi. Come ho sempre detto, il Milan è soprattutto, è sopra l'allenatore, sopra i giocatori, sopra i dirigenti, soprattutto. E il Milan si sostiene sempre, in qualsiasi caso. Mi viene da ridere chi dice: io non guardo più il Milan perché c'è Pioli. Ma che cavolo di tifosi siete? Ma davvero? Poi, cioè, alcuni si sentono, come si può dire, si sentono offesi se io dico questo, che non sono dei veri tifosi, ma è vero.
Cioè, la critica ci sta, ma ci mancherebbe. Ma andare a dire io spero che il Milan perda con Napoli così va via Pioli, oppure uno mettersi a contare i gol che fa il Paris Saint-Germain esultando. Ma che cavolo di tifosi siete? Ma davvero, eh? Ma davvero, dovreste vergognarvi, davvero. Cioè, ritornando al discorso della stampa, allora, ieri era venuto fuori su calciomercato.com, su Sport Mediaset. La notizia del, appunto, di Tonali, quanto riguarda Tonali, che Newcastle abbia fatto una causa multimilionaria al Milan per la vendita di Tonali, avrebbe chiesto risarcimento. Queste notizie venivano da un articolo del Corriere dello Sport, che io sono andato logicamente a leggermi. Questo articolo parla di voci all'Inghilterra e io sono andato a vedere i giornali inglesi, perché a me queste referenze, voci all'Inghilterra, non mi dice niente. Se fai un articolo lo fai esatto e citi le fonti ben precise, non voci all'Inghilterra. Sono andato a vedere e ho trovato un articolo del Daily Mirror, mi sembra, sì, Daily Mirror, in cui si parla appunto di questa causa multimilionaria che il Newcastle vorrebbe fare al Milan. Vado a leggermi l'articolo e questo articolo fa riferimento al Corriere dello Sport. Quindi non esiste un articolo della stampa inglese che parla del eventuale causa che il Newcastle vuol fare al Milan per Tonali, anche perché sarebbe una causa che si poggia sul nulla, visto che Milan non sapeva di Tonali, il Brescia a suo tempo, quando Tonali scommetteva nel Brescia, non sapeva che scommetteva. Quindi su cosa si basa? L'offerta l'ha fatta il Newcastle, non è che Milan l'ha stretto per il collo e Newcastle ha detto fammi l'offerta a 70 milioni e ti diamo Tonali che scommette, cioè non l'ha detto, praticamente è stata un'offerta libera. Quindi volevo dire, ecco, iniziamo poi a ragionare sulle cose, iniziamo veramente a fare considerazioni intelligenti, a non dare retta a tutto quello che si legge, dove il 90% purtroppo è inventato. Stiamo leggendo delle idiozie sul Milan, delle notizie false, false costruite in modo falso e consapevole, perché questa è una costruzione falsa e consapevole, cioè non è una cosa che è stata travisata, è una procedura falsa e consapevole, come sono state fatte tante volte. Tanti articoli quest'anno l'ho già fatto, dette tante volte sulla Gazzetta, critiche comunque, si segna con l'attacco, non segnala il centrocampo, non segna il centrocampo, si critica l'attacco e la difesa con la Brodo, cioè tutte queste cose qui e siamo a un punto dal primo posto. Cose che non avvengono con altre squadre, perché adesso la Juventus vede lo scudetto, dopo che ha fatto una prova per me non buona nemmeno contro il Milan, ha vinto 11 contro 10, ma col primo tiro fatto al 60esimo su deviazione, insomma lasciamo fare, un Inter che è grandiosa. Benissimo, che è un girone di Champions, esaltiamo l'Inter, ha vinto 2-1 con Salisburgo. Salisburgo quest'anno che non è mai in testa al campionato. Lo scorso anno Milan vinse 3-0 con Salisburgo, però è una squadretta. Quest'anno è una grande squadra. L'Inter che ha faticato con la Sociedad in un modo incredibile e meritava di perdere 3-0, che al primo tempo porta all'86esimo ha pareggiato. Va bene tutto, però l'obiettività non c'è. Quindi, abbiamo visto tanti altri, anche anni scorsi, quest'anno stesso, per il discorso di Leao, no? Leao, il litigio con Maldini, e poi invece con Leao viene fatto tutto normalmente, senza problemi. Litigi nel spogliatoio del Milano, lo scorso gennaio, tutte queste cose qui. Adesso torneranno fuori i litigi perché Calabria ha detto una cosa e Pioli ha detto che ha sbagliato a dirlo. Ha sbagliato a dirlo, punto. Non può Pioli rimproverare Calabria? Può rimproverarlo. È lui l'allenatore. Quindi è giusto che sia lui a dire queste cose eventualmente. Calabria dica che noi ci impegneremo al massimo, eccetera, punto. Chi non si impegna a stare a casa è una cosa in più, sinceramente. Una cosa che deve essere detto semmai nello spogliatoio, non alla stampa. E quindi ha fatto bene Pioli a riprenderlo. Tutto qui. Non c'è da montarci un caso. Non c'è questa rottura dello spogliatoio che fino a 4 giorni fa lo spogliatoio era unitissimo, eccetera. Sono tutte cose che vengono dette che di cui non ne posso veramente più. Quindi, per ora, diciamo, oggi è tutto. Io interromperò adesso questi video per qualche giorno, riprenderemo settimana prossima, dopo la partita Milan-Napoli. Prendo un attimo di pausa perché ho bisogno di disintossicarmi da questo clima che c'è attorno a Milan. Quindi, ho una pausa di riflessione di qualche giorno, noi ci sentiamo, ribadisco il concetto, a questo punto lunedì. Alle 14:30 penso, spero dopo una buona partita del Napoli, non ci sarò nemmeno nel pre-post partita, questo per i miei personali, e quindi non c'entra con la disintossicazione, probabilmente non riuscirò a vedere la partita, comunque vedremo se riuscirò a vederla in qualche modo. Io vi saluto, vi ringrazio,
do appuntamento a questo punto lunedì della prossima settimana, 14:30, con il calcio secondo Giovanni, e vi invito a stare vicino al Milan. Vi invito a chi sono i veri tifosi, stiano vicino al Milan. Poi, al momento opportuno, giudicheremo, faremo i processi e vedremo quali devono essere le situazioni, le decisioni da prendere. Adesso, secondo me, è molto presto, troppo presto, quando c'è ancora tutto il campionato avanti, una Coppa Italia e ancora una Champions dove ancora potremmo dire la nostra. Grazie a tutti di avermi seguito, appuntamento a presto e vi ricordo sempre Forza Milan. Ciao!